Allora, due parole per spiegarvi il senso del convegno di oggi. Innanzitutto voi avete visto che nel programma, il programma è diviso in due parti. Queste due parti hanno un senso molto preciso, cioè la prima parte è quello del curare, no? Cioè del tentativo di identificare, innanzitutto sapere che cosa si cura, perché grande attenzione viene data per una patologia così strana, così rara, come questo del deficit di calpaina 3, dell'identificazione di quelli che sono i presupposti genetici e scientifici per riuscire poi a pensare di poterla curare. La seconda parte del convegno invece si basa prevalentemente sulla vercura, cioè nel senso che il paziente diventa centro dell'attenzione perché il paziente persona deve avere il meglio per poter aspettare le migliori condizioni possibili che si possa arrivare a una terapia per lui. Naturalmente il convegno stamattina fa partecipi di questa realtà anche i pazienti stessi. Il fatto che ci siano i pazienti presenti naturalmente indica che l'attenzione su questa patologia, che è una patologia rara, deve coinvolgere inevitabilmente e necessariamente le persone che sono malate. Molti anni fa, io conosco Bruno Kullmann circa da 30 anni credo più o meno, ho parlato col Bruno quando gli facemmo la diagnosi, non so se immediatamente di deficit di calpaina 3, ma comunque lo portammo ad una diagnosi ben precisa. E con lui abbiamo fatto un discorso molto importante che ha recepito in maniera assolutamente intelligente. Cioè, il paziente deve avere un ruolo di protagonista, cioè non deve essere semplicemente paziente, il paziente deve essere impaziente, cioè non può aspettare che qualcuno risolva i problemi, soprattutto per quanto riguarda questo terreno delle malattie così rare, così difficili da curare, ma così difficili anche da conoscere, perché la rarità porta ad un apparente grande interesse. In realtà non c'è questo grande interesse perché non ci sono delle case farmaceutiche che possono avere un vantaggio economico nello spendere fondi per la ricerca. Per cui in qualche modo sono patologie quasi orfane, cioè nel senso che è necessario che l'attenzione venga concentrata, che ci sia quella, gli americani dicono highlight, cioè l'illuminazione esatta su questo tipo di patologie per poter capire e poter sapere dove si sta andando in realtà. Io l'ho chiesto al Bruno di creare un'associazione, perché l'associazione dei pazienti vuol dire la forza dei pazienti, cioè nel senso che da soli è ben difficile organizzare qualche cosa, ma i pazienti devono avere un ruolo, come si diceva, e si devono mettere insieme a creare un'associazione che abbia una voce che si possa poi manifestare con una serie di iniziative, nel senso tutti sappiamo che la situazione economica, almeno fino ad oggi, non è delle più rose, per cui i fondi per la ricerca, sappiamo che l'Italia è particolarmente avara per quanto riguarda la cultura della ricerca e anche il finanziamento della ricerca, per cui in qualche modo bisogna trovare delle risorse per riuscire a finanziare la ricerca, perché senza benzina i motori non funzionano. E allora l'idea era quella proprio di creare degli eventi nell'ambito dell'associazione che potessero diventare poi motivo di raccolta di fondi, quindi riuscire a raccogliere dei fondi che fossero investiti in progetti specifici della ricerca in quella patologia. Esistono, come sappiamo, delle grandi istituzioni come il Teleton, eccetera, dove vengono raccolte grandi somme, ma queste grandi somme non sempre sono indirizzate esattamente dove dovrebbero essere indirizzate, cioè a queste patologie estremamente rare. Lo scopo in realtà sarà quello di poter finanziare dei progetti di ricerca, che vedano come obiettivo quello di trovare la terapia, quindi la cura per queste patologie. Naturalmente l'associazione, cioè, ha un ruolo anche essenziale per quelli che sono i cosiddetti percorsi diagnostico-terapeutici, cioè occorre che l'associazione si faccia carico di una rete di professionisti che siano a disposizione nei casi di bisogno per le patologie così rare, così difficili da conoscere. L'associazione si deve quindi far carico di identificare quei professionisti che hanno una cultura specifica nel deficit di calpaina 3.
Questo è l'altro degli obiettivi che con Bruno ci siamo posti. Dicevo che Bruno Kuhlmann è stato veramente un po' un pioniere da questo punto di vista, perché ha recepito talmente bene il messaggio da creare questa straordinaria associazione, che vedete il logo, che è uno dei loghi più belli che abbia visto, questo dei fenicotteri, che si chiama appunto l'AICA 3, cioè l'associazione per i pazienti che hanno un deficit di calpellina 3. Il convegno di oggi è il risultato, primo risultato di questo tipo di iniziativa. Quindi, in un panorama nazionale e internazionale in cui di deficit di calpaina non si parla, ritenevamo che fosse estremamente necessario, estremamente utile, poter focalizzare il problema del deficit di calpaina in una giornata come quella di oggi, in cui i pazienti, ripeto, sono presenti e ascoltano qual è lo stato dell'arte, non in generale sulle malattie muscolari, che tutto sommato può interessare loro fino a un certo punto, ma sono quei pazienti che hanno questo tipo di patologia. Quindi tutto ciò che viene detto viene detto a loro, perché è rivolta prevalentemente al malato di deficit di calpaina 3. Come è stato possibile realizzare l'associazione, come è stato possibile mettere insieme competenze così diverse? Direi che la mia idea è che il pubblico e il privato debbano lavorare insieme, nel senso che l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Scientifico Eugenio Medea sono una prova, una manifestazione del fatto che è possibile lavorare tra pubblico e privato. Il ruolo dell'università è quello di fare la diagnosi, il ruolo dell'IRCS Medea è quello di far convergere i pazienti che possano seguire un percorso di riabilitazione competente, cioè di persone, di professionisti che sanno esattamente di che cosa si tratta e quali sono i punti deboli che devono essere curati. Insieme l'Università del Sud di Milano e l'IRCS Eugenio Medea potranno dare origine a dei trial terapeutici. Questi trial terapeutici saranno fatti con i pazienti che sono mantenuti nelle migliori delle condizioni possibili, la dottoressa D'Angelo poi vi parlerà di come vengono seguiti questi pazienti, e dal nostro punto di vista dalla competenza e dalla capacità di diagnosi tipica di un'università di alto profilo come quella di Milano. Io non ho molto altro da aggiungere, adesso chiamerei qui, prima di dare la parola a Bruno, anche la dottoressa Maria Teresa Bassi e la dottoressa Clara Bonaglia, che saranno poi le moderatrici della sessione che segue, e lascerei che Bruno spiegasse un attimo.